Anche se gli anni passeranno e dovrò andarmene via magari da questo posto un giorno, questo skatepark rimarrà sempre nel mio cuore. Ciao a tutti Benjamini e benvenuti in questo nuovo video. Come avete già visto dal titolo, oggi ho deciso di rivelarvi i miei top 5 trick che voglio assolutamente imparare prima di morire. Questi trick ovviamente non li ho scelti a caso, perché si tratta a tutti gli effetti dei miei top 5 trick preferiti. Ma perché allora non nominare questo video i miei 5 trick preferiti? Ovviamente perché non li so ancora fare e ho deciso di settare il titolo proprio in questo modo, perché così anche nel mio cervello mi scatta lo spirito di sfida e mi fa credere che un giorno potrò veramente riuscire a farli tutti. Non lo so, magari funziona. Ma prima di passare al video permettetemi di farmi un secondo di pubblicità. Come molti di voi avranno sicuramente visto da questo video qui, il progetto di Benjamin rischia di finire e questo non era un clickbait, non stavo scherzando, non era... Perché produrre contenuti per YouTube, ragazzi, mi toglie un sacco di tempo e non so ancora quanto riuscirò a stare dietro a questa cosa qui. Per questo ho avviato il mio Patreon, dove potete supportare il canale, quelli che ci tenete di più, e in cambio avere diversi benefici da parte mia, come video esclusivi, video in anteprima, sondaggi extra, post esclusivi solo per la community di Patreon. Se riusciamo a raggiungere una soglia di 200 sostenitori entro un tempo ragionevole, riuscirò felicemente a continuare con il canale. Intanto lasciatemi salutare Leonardo, Germano, Angelica e Matteo, detto lo Scampo, per essere i miei 4 primi Patreon. Grandi ragazzi, benvenuti a bordo e ricordatevi che i nomi di tutti voi sostenitori d'ora in poi saranno alla fine di ogni singolo video. E ora basta con la pubblicità, ragazzi, passiamo ai 5 difficilissimi trick che voglio assolutamente imparare prima di morire. E il numero 5 di questa lista è kickflip. Ma come kickflip? Così banale, con tutti i trick fighi che ci sono, tu proprio kickflip mi scegli? Beh ragazzi, dite pure che sia banale, ma sapete che è il trick preferito di moltissimi pro skater. Kickflip sarà pure un trick magari semplice da vedere, ma rimane uno dei trick più affascinanti e soddisfacenti da fare in assoluto. Piccola curiosità, è stato inventato da Rodney Mullen negli anni 80, quando il ragazzo stava facendo degli ollie un pochino più alti. It's an accident. That's what it was. E cercava di chiudere Ollie spingendo la tavola con la gamba, ma la tavola gli è scappata un po' più in là facendo questa rotazione magica e atterrando da sola sulle proprie ruote. And the board, it was like slow-mo, and it just landed. E infatti adesso Rodney scherza dicendo che sia stato proprio il suo skateboard a insegnargli a fare kickflip. Vabbè. It's like it taught me. Io quando sento questa cosa mi viene da pensare solo all'LSD, non lo so. LSD Rodney, vero? Lo so. Comunque poi Rodney ha provato a chiudere questo trick e entro la sera dello stesso giorno è riuscito a chiudere il primo kickflip della storia dello skateboard. Che cosa magica. Numero 4 della lista, indovinate qual è? Qual è quel trick che a Benji piace leggermente più del kickflip? Heel flip. Oh Benji, continua a essere banale, hai una conoscenza dei trick così scarsa. Aspettate di vedere i prossimi tre. Ragazzi, heel flip per me è qui dentro. Se tu prendi adesso un bisturi e apri e guardi dentro, vedrai scritto sul mio cuore heel flip. Perché nel range dei trick che il mio cervello riesce a supportare e vedere come fattibili, heel flip si trova al numero 1 in testa. Anche se in questa lista, vabbè, è il numero 4. Dovete sapere ragazzi che per me il fascino che si nasconde dietro questo movimento di tallone quando si fa heel flip è una cosa scandalosamente bella e godo proprio a provare heel flip, anche se li sbaglio tutti uno dopo l'altro. Per quelli che non conoscete bene i trick, sapete che heel flip è opposto al kickflip e questo dipende da come si muove la gamba che sta davanti. Se la fate flickare con la punta verso l'esterno, fate una rotazione che crea kickflip. Se invece col piede davanti date un colpo di tallone verso l'interno, la tavola roterà nella direzione opposta creando un magnifico heel flip. Ed è proprio per questo movimento di tallone e di rotazione verso l'interno che a me heel flip fa impazzire. Spero proprio di chiudere sia heel flip che kickflip al più presto possibile. Sapete che mi sto allenando parecchio e voglio prestissimo portarvi i video di questi due trick. E adesso, signori, andiamo a vedere chi c'è sul podio. Numero 3, Impossible. Già il nome vi fa capire di che cosa stiamo parlando. Ragazzi, quanto è bello Impossible. Impossible è la miscela perfetta di un impeccabile, ottimo pop shove-it con un'aggiunta di movimento spin della tavola attorno alla vostra gamba che sta dietro per farla ruotare intorno alla vostra scarpa di 360 gradi, ma senza perdere il controllo e atterrare nuovamente come se aveste chiuso un pop shove-it. È un movimento super interessante perché sembra rompere le leggi della gravità, ma quello che state facendo col piede è a tutti gli effetti cercare di anticipare la tavola alzando il piede all'insù, recuperandola prima che caschi. La cosa pazzesca è che questo trick, come per il pop shove it, lo fate solo con la gamba dietro. Pensate a che abilità dovete avere con quella gamba per dare lo scoop, iniziare a fare lo spin e poi mentre siete in aria concludere questa rotazione di 360 gradi e poi atterrare magicamente sulla tavola finendo questa magnifica
evoluzione. Il mio numero 2, ragazzi, è Dolphin Flip, chiamato anche Horse Flip oppure Forward Flip. E secondo me è il trick quasi più bello che i mortali abbiano inventato, se non fosse che ha un tallone d'Achille. E cioè che la maggior parte degli skater che fa questo trick, secondo me, non sa farlo sembrare figo e non gli dà la bellezza che questo trick si merita. Questo trick me l'ha fatto scoprire mia cognata un giorno quando così per caso mi ha mandato questo reel. E lì mi sono gasato un casino, non avevo la più pallida idea di che trick fosse, sono andato a informarmi ed era effettivamente un magico Dolphin Heel Flip. Però penso che Dolphin Flip sia un pochino più figo, perché con Dolphin Flip, mentre fai il trick, fai vedere le ruote della tavola. Se invece fai Dolphin Heel Flip, fai vedere la tavola col grip. E secondo me in questo caso è meglio il flip del heel flip. Spero troppo di riuscire a chiudere un giorno questo trick, perché mi emoziona troppo. E adesso, signori, andiamo al number one. Ed non è un caso che mi sono messo sotto il sole, che però non mi fa vedere niente, quindi torniamo all'ombra. E ragazzi, il numero uno, in assoluto il trick più bello per me, che in questo momento mi sembra ancora irraggiungibile, ma è così magico, prepotentemente figo, è laser flip. Ok, va bene, sto calmo, volevo solo dire laser flip. Laser flip. La prima volta che ho visto questo trick su YouTube sono rimasto lì con la bava aperta, che brillava, riflessa dalla luce del display, e mi ha lasciato in un misto di paralisi e meraviglia a stare lì ad ammirare questo fantastico trick. Laser flip è a mio avviso il trick più magico che si possa vedere in assoluto, ed è l'incastro perfetto tra un front shove e un varial heel flip. Io non so neanche come si inizia un varial heel flip, ma prima di passare al varial heel flip devo prima sapere fare un heel flip. Questo trick ancora adesso quando lo vedo mi sembra impossibile dal punto di vista fisico, e non sono assolutamente ancora in grado di stimare quando riuscirò a chiuderlo. Guardate da queste clip quanto è affascinante da vedere la rotazione magica che dà alla gamba, che fa ruotare in questo modo la tavola. Spero proprio di riuscirlo a chiudere un giorno, perché solo se ci credo posso volare. I trick, ragazzi, non si chiudono in un giorno, e laser flip sicuramente non è un trick che posso dire adesso lo voglio chiuderlo e entro sera lo chiuderò. Molte persone non riescono neanche a chiudere alcuni di questi trick, e per altri ci vogliono 5, a volte 10 anni. Mi raccomando, ragazzi, supportate il canale su Patreon, perché è importantissimo riuscire ad arrivare a questi 200 iscritti per permettermi di continuare con i video. Fatelo se siete particolarmente affezionati al canale e non volete che Benjamin scompaia nel nulla. Vediamo quanto ci tenete. Nel frattempo, mi raccomando, continuate ad allenarvi, solo se ci credete potete volare, e non mollate se vedete che quel ollie non vuole chiudersi come si deve, e se passate mesi sopra la tavola e non riuscite a sollevarla da terra. Se ci credete potete volare, se ci credete potete volare, se ci credete potete volare.